Ci sono su questo nuovissimo video di Blockmango. Allora, oggi vi racconto la storia di Null, di come è morto e tutto. Allora, praticamente io c'ero, che era il suo protettore fedele. E poi, dopo un po', Null vedesse che le guardie lo volevano uccidere, però io lo volevo proteggere per non farlo morire, quindi lo volevo proteggere. E una volta da mio papà mi ero messo a giocare alle 3 di notte e volevo farci pure un video, però era troppo tardi alle 3 di notte. Ci volevo fare un video, avevo messo il codice, guardate, avevo messo questo codice. Ecco, avevo messo sto codice, guardatelo un attimo. Avevo messo did.null.exe. Lo aggiungevo tantissime volte, ma non funzionava. Sapete perché? Perché Null è morto. Non si meritava di morire, ragazzi, Null. Perché io ero un protettore fedele che volevo uccidere i suoi guardiani, ma purtroppo i guardiani l'hanno ucciso e purtroppo non ho potuto difendere. Ragazzi, un anno fa no, 2 anni fa io ero il suo protettore fedele. E alle 3 di notte io ci giocavo e vedevo Null. Io 2 anni fa avevo la skin del ninja e quindi Null mi vedeva e poi praticamente mi ha dato la forza per combattere su Bad Wolf. E quindi veramente, ragazzi, ecco come è morto Null. Dai suoi guardiani di merda. Scusate per la parola. Allora, vabbè, questo video era soltanto per farvi scoprire come è morto Null e quando ero un suo protettore. Già questa skin, ragazzi, ce l'ho da 2 anni. Non avevo queste qua, ragazzi, queste scarpe qua e neanche le cuffie. Quindi ero un suo protettore fedele veramente. Cioè, prima quando è passato il 2019, i guardiani lo volevano ancora attaccare. Poi mi sono messo io a difenderlo e poi ancora non è morto. E poi invece, niente, è morto nel 2021. Quindi, allora facciamo così. Mi è venuta una grande idea. Domani, anzi oggi, io faccio un video di Skyblock e metto la tomba di Null, anche di Herobrine, magari, ragazzi, anche di Herobrine, quello lì su Minecraft. Vabbè, ragazzi, vi farò anche raccontare la vera storia di Herobrine, veramente. Allora, direi che possiamo concludere quel video e poi basta. Ciao, ragazzi. Ciao ciao. Ciao.